La tragedia di Ischia e le recenti alluvioni determinate dal maltempo che hanno colpito alcune zone del Cilento e Vallo di Diano hanno messo al centro del dibattito politico il tema della manutenzione dei territori e dell'abbandono dei corsi d'acqua. Sul tema interviene anche il consigliere regionale Tommaso Pellegrino. In queste ore, sostiene l'esponente di Italia Viva, stiamo ascoltando diversi annunci circa la messa a disposizione di milioni di euro per effettuare questi lavori nei territori colpiti da esondazioni. Bisogna, ha infatti commentato Tommaso Pellegrino, fare chiarezza su alcuni punti determinanti. Per quanto riguarda la pulizia dei corsi d'acqua, che rappresenta, secondo Tommaso Pellegrino, una criticità tra le principali in essere in questa fase, non serve spendere, sostiene il presidente del Parco del Cilento Vallo di Diano Alburni, soldi pubblici perché viene fatta a costo zero dalle ditte che vincono le manifestazioni di interesse e si aggiudicano i lavori semplicemente in cambio della disponibilità delle sabbie rimosse, esattamente ciò che si faceva fino a qualche anno fa. Tommaso Pellegrino quindi cambia la direzione degli interventi, secondo il suo parere. È necessario intervenire rapidamente da un punto di vista legislativo, ha sostenuto Pellegrino, per semplificare le procedure per la pulizia dei corsi d'acqua. La burocrazia su determinati temi come la manutenzione del territorio e in particolare dei fiumi non rappresenta alcuna tutela ambientale, ma crea abbandono, degrado e pericolo per le comunità locali. Tra pareri infiniti e autorizzazioni dei vari enti rischiamo di sperperare risorse e tempo prezioso. Da anni, ha concluso Pellegrino, che mi batto per la manutenzione ordinaria di corsi d'acqua, come ad esempio il Tanagro, che ormai rappresenta una continua minaccia per numerose comunità.